realizzato un film collage che vuole essere un ricordo, un album fotografico da vedere allegramente insieme anche a distanza di anni. Bob Marley, 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 sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, oh, talk to me. Ah, dimenticavo di dirvi che la maggior parte delle interviste, infatti, sono condotte da Paolo. Inoltre, i vari soprannomi che udirete nel corso della pellicola sono tutti soprannomi inventati da Paolo, e per la verità questi soprannomi identificano in maniera piuttosto pittoresca gli individui. Signore e signori, sono arrivato in questo momento in via Veneto, che potete vedere qui di dietro il bar di Donei, proveniente da Milano. Io sono John Travolta e sto qua per una mia tournée di ballo, e ci stiamo dirigendo adesso verso il Jackie O, dove potete ammirarmi. Signori, buonasera, vi parlo dalla parte alta di via Veneto, sono Giancarlo, soprannominato il Diavolo, in spagnolo il Diable, da Paolo il Ciondolo, da Paolo detto il Ciondolo. Giustamente tu ti sei presentato, hai detto che sei Giancarlo, detto anche il Diavolo, o il Diable per dirlo alla spagnola. Sì. Questo è un soprannome che ti ha dato Paolo il Ciondolo. Oh, mi vuoi spiegare perché Paolo? Ma Paolo lo chiamate il Ciondolo? Beh, Paolo lo chiamiamo il Ciondolo perché, come si può, uno si immagina un ciondolo, no? Un ciondolo che... Ma forse per il suo modo di camminare, sì, un po' particolare, ho capito. Come un dondolio fa, no? Un ciondolino così. Questo è dovuto da che cosa? Da malformazioni fisiche, da piedi piatti? No, penso di no, 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 da un certo atteggiamento, perché come corpo è perfetto, Paolo, l'ho visto al mare. Oh, ti piace allora? Sì, sì. Ho capito, allora Giancarlo è il Diavolo, è innamorato del corpo di Paolo. Eccomi qua, amici, sono qui a Via Veneto, il posto di mille favolose conquiste. Purtroppo per me è l'ultima, visto che oramai è accanto a me la mia metà, Gianna. Vero Gianna, dico cosa anche tu. Edoardo non è qui stasera. No, Edoardo e Chiri purtroppo ce lo siamo dimenticati a casa, lui oramai non è più di questi posti. Caro Alfonso che ci riprende, beato lui, oramai l'ho lasciato solo, lui e il Verzo, cari amici, tante battaglie. Ormai per me è finita, questo è l'ultimo scorcio di Aveno, sono qui stasera proprio per bearmi delle ultime luci, degli ultimi flash di Aveno. E questa è Gianna, la donna che ha fatto capitolare l'eroe, il famoso... Famoso cosa? No, niente, vero. Semplicemente... diciamo ex playboy. Ho finito adesso. Beh, è chiaro. Io è venuto solo per guardare e non toccare adesso. Sì, purtroppo sì, è come le belle cose, non si toccano più. Purtroppo ragazzi, mi dispiace, vi devo lasciare tutti quanti, ci vedremo qualche volta nel mese, se tutto è permesso, non lo so. Marcello, scrivi qualcosa io. Cosa vuoi che io dica, Alfonso? Ma che cazzata, quelle date due. Scusa Marcello. Marcello, guarda un po' la macchina per favore. Fai... Senti, sono... Alfonso, fai girare l'obiettivo. Gira l'obiettivo e illumina qualche bella figa, se ce ne sono. Marcello, ma non ne vedo basti alcuna. Basta vedere. Senta, ma posso sapere come ti chiami, che cosa fai nella vita? Prima di tutto fatti i cazzi tua, però mi chiamo Orga comunque. Senti Orga, quando ti posso rivedere? Ah, che palle, ce l'hai 10 sacchi, more? Ah, mia, come sei cara, ma qui davanti a tutti mi fai queste proposte. Ma tu ce lo sai che queste cose non si fanno per amore, no? I wanna share.
want you to know that whatever you do and wherever you go, remember someone loves you on me. Allora, noi cari amici, anche se in gennaio ci troviamo al mare, vero Veronica? Sembra strano, ma non possiamo stare lontano dal mare. E oggi è esattamente il 21 o il 22, cos'è? Il 22 gennaio, infatti. Il 22 gennaio ci troviamo con il mio amico Giuseppe al mare in compagnia di due splendide fanciulle. It's a shoulder to lean on, upwards in the storm, remember. Abbiamo appena finito di pranzare con degli spaghetti alle vongole semplicemente eccelsi. No, ce l'hai preso il male tu. It's a shoulder to lean on, born in the storm, remember. Someone loves you, honey. No matter what, just be my girl. Mi appresso per rimorchiare queste due stupende fanciulle, seguitemi, guardatemi all'azione. Scusi, are you English? Yes, I'm English. Me and my friend want to talk with you. Oh, hello. Say something to our friend. How are you? Come on. What's your name? Laurie. Laurie, what's your name? That's my girlfriend Rosie. Ah, she looks like you. She looks like your sister, you know. Say something to our friend, come on. Ci sono queste due simpaticissime ragazze di Sydney. C'è Marcello che ci sta prendendo, noi siamo qui a Luna Park, io sto in compagnia di questa meravigliosissima ragazza che è il mio grande amore dell'Australia, di Sydney. E abbiamo convinto Aurora Marcello ad andare sul roll coaster, cioè sulle montagne russe, e vi farò sentire le urla belluine del Marcello impaurito mentre stiamo sul roll coaster. Siamo sul roller coaster, signore e signori, io la sto facendo sotto, veramente, già bagniamo tutto, sporcato tutto. Guardate qui davanti, ci sono due fanciulle, loro invece non hanno niente, sono molto coraggiose, io veramente la sto facendo. E poi dobbiamo andare dall'altra parte, firma, poi me la sto facendo, ma no, aiuto! Senti, come ti senti, Marcello? Very bad! Mi sento retorno, che velocità pazzesca siamo! Oh.
questa macchina invece c'è, se non sbaglio, Kiwi. Ecco, questo qui è il Kiwi. Permetta due parole, ci dica play, che cosa ci dica, ci dica. Intervistato da Skolos. La guardi, la prego, adesso in questo momento sono molto impegnato e non posso concedere interviste. A Roma è andato tutto bene? Sì, senz'altro, ho avuto degli ottimi possibilità di lavoro, adesso appunto con il mio prestaggio stiamo studiando una. La perdoniamo e cerchiamo di andare. Arrivederci, la grazie. Barone La Rosa di Palermo, che è venuto qui in trasferta, ci dica quale opinione sulla capitale. Ma la capitale ultimamente lascia un po' a desiderare, non c'è più la figa di un tempo. Emilio, oggi sei particolarmente scorfano, come mai? Che sai, ci vuol fare? Brillo di luce riflessa. Dovuta alla sua vicino punto. Io sono Rocco, il più bello di Via Veneto, anche più bello di Paolo. Ciao, mi chiamo Gianni, io sono uno dei tanti. Qui accanto a me ce n'è una che si chiama, come ti chiami? Ciao, Rosemary. Rosemary. Che pensi? Rosemary, what do you think? Una domanda per te. Questi uomini domandano. Dimmi. Quando l'ultima volta tu hai fatto amore? Questa è Via Veneto di giorno. Rosemary, senti, io stavo constatando una cosa. Ti trovo molto dimagrita. Da che cosa dipende? Di amore. Ah, l'amore? Hai fatto molto l'amore, eh? No, ma sono innamorata, capisci? Ah, sei innamorata, non è che hai fatto molto l'amore. Senti, ti piace fare l'amore? Private. You like making love? Very much. Very much, I know. Lo so, brutta porcellona, che ti piace fare l'amore, eh? Parliamo d'amore? No. Sì, no, parliamo d'amore. Ho voglia di fare l'amore. I want to make love with you. You know I want to make love with you. Sì, ma non è possibile. Perché no? Tonight. Tonight we can make it. Very good, exciting. You know, we can do everything. I can kiss you all over. All over. Osso è molto bello. Buongiorno signori, eccoci qui tutti riuniti a Piazza del Popolo. Ho il piacere di presentarvi nuovamente Marcello, un piccolo cenno di saluto. Saluta signori. Mi rifiuto. È un po' timido. Marcello,
Ed eccoci qui a Piazza del Popolo, al Bar Rosati, come d'abitudine, e fra un po' arriverà Gianni che ne dirà quattro sul conto di Marcello e di Milo. Già l'ha detto, guarda. Sì, vabbè, ma discolpati, no? Perché devi discolpare? Detto da lui non c'è problema, guarda. Vuoi dire qualcosa? No, niente, assolutamente, guarda. Oggi siete veramente due, eh? Sono bloccati, inibiti. Alle donne, dammi. Senti, ma voi parlate italiano, no? No, è spagnolo. Ah, è spagnolo, ho capito. Come potete ben vedere, qui noi abbiamo da Rosati il nostro Salvatore, che dopo l'escursione di Kitzbühel fatta quest'inverno ha pensato bene di portarsi una sua amica incontrata a Kitzbühel, l'ha andata persino a prendere a Verona e adesso sta qui una settimana con lei in un albergo, in un menage di tipo coniugale. Ma sei sempre a Satanato? Ah, perché no? Sono ancora abbastanza giovane, sono per essere. Und bist du glücklich, dass du bist mit Salvatore? Ja. Bist du sicher? Ja. Was denn? Was ist denn? No, ma non è italiano. Nicht wahr. Ma, nee, ist nicht wahr. Nicht wahr. Du weißt das, ich bin sicher. Ciao, io sono Gianni, detto Attila, perché dove passo io non crescono più i piedi della sorca, scusate ragazzi, ma purtroppo succede con me. Io sono la donna di Attila e mi sono cresciuti i pelli. Io mi chiamo Tiziana. Tiziana, a te i peli su quel posto ti sono cresciuti? Fu così che rimasi così tutto il... Io sono Sandro, detto Benne. Abbiamo qui tra noi Benne e sono curioso di chiedergli che cosa ha fatto ieri sera. Che ha fatto ieri sera, Benne? Ieri sera sono stato in compagnia di, chi? di una deliziosa fanciulla francese. Perché io con le cozze ci vado a nozze. Ciao, mi chiamo Gianni Agro, detto Eder. Gli amici dicono, mi hanno appioppato questo nomignolo perché dicono che quando conosco una donna mi attacco come l'Eder. Il mio fascino? Ma potrei dire che il mio fascino è l'occhio azzurro, vedi l'occhietto. Io sono Paolo, il CEO incontrastato del popolo del Veneto. Allora ecco qua Dracula, Dracula non essere timido, non fatti venire qui, guarda la macchina Dracula. Dici qualcosa, senti, ma chi è il più scemo a Piazza del Popolo? Paolo. Ah, ecco. E dopo Paolo chi viene? Alfonso. Alfonso. Dopo Alfonso? Proviamo Mario. Mario. Tu quindi non sei in classifica? Il top 10 non ci sei? No. Benissimo, beh, questo volevamo sapere, Udo. Guarda la macchina e sorride. Ah, non per... Allora, in primo piano la Nasca di Big Nose, più prominente che mai. Vai. Sembra un promontorio. Al confronto Portofino è un'insenatura, capello fluente, profilo greco. Forza. Innanzitutto fatti vedere, prego. Riprendere. Innanzitutto mi prendo. In tutta la sua, prego, i piedi da polaster. Prego, guardare. I piedi da polaster, ecco, guardare, è chic, tutto in beige, color cacca. Color pollo strano. Ma perché ti chiamano polaster in particolare? Perché ho un allevamento di polli, pulcini, galline in Lombardia. Non per le tue sembianze fisiche. No, le mie sembianze fisiche sono quelle del play. Sono quelle del play che? Sì. Sono quelle del play.
direi Polaster. E questo invece è Mario, detto anche il cinese. Il cinese non si vede perché c'ha gli occhiali. Vabbè, toglieli, prego, toglieli. Fare vedere gli occhi. Potrei staccare la parola, guarda. Io sono ancora l'unico. Alias, alias di Mario. Senza secondo nome sono ancora l'unico. Ah già, è vero, Quartarolli è senza secondo nome. Dovremmo trovare un nome. Io non mi chiamate professionalmente, su. Detto il professore. No, è lui detto il professore. Io sono il più grande seduttore di Piazza del Popolo. Donne, se mi volete conoscere, io sono sempre da Canova. È un po' così, eh? Ariacchine qua. Io sono Edoardo, detto il Kiwi, alias il Pachero. Sono stanco di queste stronzate, quindi passo il microfono a qualcun altro. Io sono Salvatore, detto Pulcinella. Io sono Alberto, detto Pio Bove. Adesso ci leghiamo al bar dei Play a prendere un bicchiere di vino. Vedrete che cosa vi aspetta. Ora io sono l'abbacchio. Venite, venite, venite a vedere. Parla, chi parla? Popolo, cittadini, in questa piazza che dovrebbe essere bellissima, dove c'è questo obelisco. Abbiamo delle fiche. Non so se ammirate. Eccoli qua, i cazzari che arrivano. Vuoi dire qualcosa anche te a Monsieur Le Tapiro? Sì, il suo sogno. Très charmant ce soir. Complimenti, monsieur. Qual è il tuo segreto, insomma, davvero? Come cazzo fai? Come fai a conservarti così bene? È un segreto, questo qui che non posso svelare a nessuno. Almeno in questo momento, perché c'è troppa gente. Sto pensando che c'è una persona là che mi sta riprendendo, che non so come fa ancora a stare lì con tutta la gente che lo guarda, non so come fa a vergognarsi. Perché ti vogliono immortalare, perché sei un soggettone da immortalare. Sì, io ringrazio molto il pubblico. Playboy Romani, ecco Sergio, presidente dell'Alitalia. Che cazzo faremo? Presidente della sera qui. Senta. E poi vai, Quartarolli Sergio. Tanti anni quando saremo vecchi, riguarderemo che stronzata che sarà. Ma fare riprendi, quando siamo vecchi ci rivedremo tutti uniti. Non parlare di vecchiaia. Tu con la moglie e i bambini ti rivedi in mezzo anni. Cos'è? Dai, che stai pagando? Ma so te, ma dai. Siamo qui in questa piazza del popolo aspettando gli altri amici per andare a casa di Leroy e siamo qui con delle splendide ragazze. Vorrei presentarvi la nostra cara australiana meravigliosa e mora.
hai qualcosa da dire ai tuoi amici italiani? Yes, this is the wife of Alfonso Bzire. For the time being, it'll be so funny. But where is your wife? My wife come here. Your husband is requiring you. John Travolta, your husband is John Travolta, you know? Yes, I knew, he told me, yes. Vittorio, come here. Come here. And this is, dear friends, this is Geraldine Chaplin. So tonight we have two big stars with us. We have John Travolta and Geraldine Chaplin with us, right? She sits alone, waiting for suggestions. He's so nervous, avoiding all her questions. His lips are dry, her heart is gently pounding. Don't you just know exactly what I'm thinking? If you want my body, siamo qui da Ettore Fiera Mosca e accanto a me c'è una gentile esponente del bel sesso proveniente da San Juan di Porto Rico, e da dire qualche cosa ai nostri teleschermi italiani della Flip Film. No, a lei è un altro esponente portoricano. Si rifiuta di dire qualcosa, per esempio chi è che potrebbe dire qualcosa? Lui come si chiama? Alfonso. Ti faccio un primo piano, Vai ora. Come devo andare? Ero così? Il basito. Allora, tu mi chiedi, tu mi ami o tu non mi ami? Te amo, te amo, te amo. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Más que lo greco. Más que greco. Más que difícil, eso está difícil, eso está difícil. Bueno, esta es una declaración, cariño. Mátame, mátame. In Akita, are you go? In your little corner of the world, you can roll around the globe. Siamo a cena qui a Trastevere in una tipica serata di un sabato di movida romana con gli amici e con tante belle ragazze, prendendoci anche un po' in giro ma godendoci la serata come solo a Roma si riesce a fare. Va fine woman so to know. And I saw you by the wall. Ten of 13 soldiers in a row. With eyes that look like eyes on fire. The human heart the no, guarda un attimino là. Volevo dirti, ma lo ami, Marcello? Nakita, you will never know. Scusate l'interruzione, mi era dovuto un attacco di gelosia di Marcello. Avevo semplicemente domandato a Eddie se amavi Marcello, oppure no. La follia. Ah bene, allora sappiamo che l'amore di Marcello è corrisposto appassionatamente. Bene, adesso domandiamo a questa ragazza che si chiama Eleonora e che è la ragazza di Sandro, che cosa ne pensa del suo compagno che gli amici chiamano il pacioccone. Dai, senza tante timidezze, su. Ma non so, no, vogliamo sapere un po' tutto sulla tua vita privata con Sandro. È bravo o non è bravo? Ma così così, Come Superman, via, diccelo. Ma non sempre, e dai, confessalo, su. Allora sì, tutto sì, ok con Sandro. Soddisfa. Sandro il pacioccone è un Superman, allora tutto approvato, ok? Sì, è bravino. Do you ever see the letters that are... E tu mi chiedi o no? No. Ah, non mi chiedi? No. Ovvio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya sabes. ¿Qué sabes? ¿Qué? Ya te lo dije hoy en la tarde. Ah, me lo dijo hoy en la tarde, pero no me recuerdo. No. I'll never know how good it feels to hold you. Hold you, Nakita, I need you so. Baby.
innamoratissimi. Caldi, caldi, proprio fatti ora.